Ehi là, buonasera. Stasera facciamo un video veloce, 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 veloce. La preparazione della mia cena. Quindi avevo del riso basmati cotto con la curcuma, un carciofo e del guanciale. E detto, che facciamo? Facciamo un bel risottino con guanciale e carciofi. Una cosettina, eh? Quindi abbiamo preso una padella. Buonasera a tutti. Eccola qua. E ci mettiamo, io ci metto l'olio all'aglio e il peperoncino, ma voi potete mettere benissimo uno spicchiettino di aglio e del peperoncino. Ok? Benissimo. Quindi mettiamo altro pochino di olio extravergine, perché quello è bello forte. Mettiamo a scaldare la nostra padellina. E togliamo il nostro carciofetto, anche gli ambo, che dà molto sapore. Lo facciamo proprio veloce, 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 veloce questo piattino. Tagliamo il carciofo molto sottile, così cuoce prima. Quindi l'abbiamo tagliato, aspettate che vi rispondo, prendo gli occhiali. E vi rispondo. Intanto la padella si scalda. Vediamo un attimo. Ciao Sergio, ciao Giovanni, ciao David. Grazie, sei molto gentile. Bene, quindi prendiamo una bicchierella indispensabile. Così cuoce per benino e intanto tagliamo il nostro guanciale. Il guanciale a Roma è un'istituzione, non c'è casa dove non ci sia il guanciale e il pecorino, mi raccomando, non ne potete fare a meno. Io stasera userò del grana, avevo quella a disposizione, ma potete metterci tranquillamente anche del pecorino, che ci sta benissimo. Allora, tagliamo il nostro guanciale. Facciamo un bello salito, ce lo metto qui per dare inizio. Facciamo soffriggere insieme al nostro guanciale. Come avete visto, non abbiamo messo molto olio perché poi ci sarà il grasso del guanciale. Ok? Quindi senza esagerare con l'olio, che abbiamo il grasso del nostro guanciale. Perfetto, ecco qua. Facciamo soffriggere, puniamo con un pochino di vino bianco e facciamo cuocere con un pochettino di acqua. Ok, il riso è già cotto, quindi dovete solo. Ciao Robert, grazie. Stasera sono andata in palestra, mi sono allenata per Pelino, sono allenata il pettorale e il dorsale, ho spinto abbastanza, quindi stasera ci vuole una bella cinetta. Ciao Laida, facciamo una bella cinettina. Perché è meglio di un bel piatto sano e saporito, così accontentiamo la nostra salute, ma anche il gusto, che fa parte anche quello, bisogna soddisfare il gusto, se no che gusto c'è nella vita? Ah, gusto, gusto. Allora, vediamo se ho un po' di lettuccio, la dovrei avere. Ecco la mentuccia, abbiamo trovato anche la mentuccia raccolta, profumatissima, e ci mettiamo
qualche fogliolina. Eccola qua. Diciamo, mi dà un buon profumo con i cacciotti. La mentuccia ci sta benissimo. Se non avete la mentuccia è sufficiente anche il prezzemolo. Ecco qui. Vediamo un po' la nostra padella. Eccola qua. Vedete? Come il guanciale è diventato trasparente, come se tutto bello dorato. Non vi dico che profumo, ragazzi, viene un profumo. Ecco qua, avete visto, ci è voluto poco poco. Adesso una spruzzatina di vino bianco, ecco qua. Una volta che è evaporato il vino, mettiamo un pochino di acqua. Allora, come mai a quest'ora? È perché sono andata in palestra e quindi sono tornata, ho detto devo prepararmi la cena, perché non condividerla con i miei amici? Allora mi sono detta adesso mi metto qua, intanto che la preparo. Purtroppo poi ho cambiato lavoro, sempre la cuoca, però ho cambiato posto di lavoro, quindi mi muovo, vado distante e i tempi, non ho più molto tempo a disposizione, ho meno tempo, per cui la palestra non ci rinuncio, ci alleniamo, mi alleno e poi vengo a casa e preparo la cena. Comunque i video rimangono sulla mia pagina, li potete andare a vedere quando volete. Ecco qua. Mi piacerebbe darvi un appuntamento preciso in un giorno, però ci arriverò, riuscirò a un attimo a destreggiarmi con i miei impegni, così magari un giorno a settimana lo dedico a voi, dedico un pomeriggio a voi e magari faremo una diretta in un orario consono e vi avvertirò prima. Ecco qua. Bene, ecco qui, è quasi pronta. Eccolo. Adesso i cacciotti ci sono proprio i cacciotti dei romaneschi, dei belli grandi. Quindi li potete fare alla romana, li potete fare ripieni anche con la carne. Vediamo un po' se riesco a farvi un bel piatto con i cacciotti ripieni. Con la carne che sono buonissime. Chiudete un piatto, un bel secondo, gustoso e come dico sempre anche salutare, diciamo il cacciotto ha un bel apporto di ferro che ci fa bene, poi di pure il nostro fegato. Ecco qua e ci siamo. Ecco. Un pochino d'acqua, facciamo cuocere un pochino. Mettiamo un pochettino di sale. Posto. Un pochettino di prezzemolino. Qui ci siamo, eh. Adesso anche un po' di prezzemolo. Aspettate, prendo gli occhiali e vi rispondo. Allora, mi dispiace, ma devo dire che hai un bel impegno, sei una donna forte, è un bel impegno. Ti do tutto il mio sostegno. E se hai qualche richiesta di qualche piatto particolare, fammelo sapere, così magari mi impegno per lo studio e lo preparo, ok? Grande. Ciao Gio, ciao Salvatore. Ecco.
possiamo andare con il riso. Ecco il nostro riso. Qua. Mettiamo un pochino di acqua. Farla marinare un pochino. Aspetta, e dopo lo mantegheremo con un po' di formaggio. Ecco qua. Controllate bene sempre come sta di sale, se necessita di un altro pochino di sale lo potete aggiungere. Aspetta Roberta. Grazie Roberta, lo sai anche tu. Forse sarà il nome. È un nome, un bel nome. In via splendente di gloria, e noi splendiamo da dentro. Ecco, ecco qua. Oh, avete visto? È già pronto il nostro piatto. Facciamo andare ancora un po' e poi metteremo il formaggio. Scaldare un po', vediamo cos'altro. Diamo una puntina agli occhiali che sono un po' sparsi. Ok, vediamo un attimo, così vi rispondo. Questa è l'età, non ci vedo più bene. Ok, oh, ciao Violetta, ben trovata. Eccoci, l'abbiamo quasi fatto. Allora, ricapitoliamo. Abbiamo messo un carciofo, 50 g di guanciale, un 70 g di riso basmati cotto con la curcuma, il semolo, aglio, peperoncino e poi andremo a mantecare con del formaggio. Ecco qua, olino di mentuccia e siamo pronti. Un bel piatto unico. Quando avete mangiato questo siete a posto. Ciao Stella, grazie, sei molto gentile, date tanto, tanta compagnia. Ecco qua, ci siamo pronti. Un altro pizzichino di sale che era un po' sciapetto, un pizzichino di sale ancora senza esagerare. Poi chiaramente se userete del pecorino per la mantecatura mettete meno sale, perché il pecorino è bello saporito, mi raccomando, se no dopo il piatto viene troppo salato. Ecco fatto, potete spegnere il fuoco quando mantecate il formaggio a fuoco spento. Ok, abbiamo qua un po' di parmigiano, di grana, scusate, questa è grana, però potete usare il pecorino, potete usare il parmigiano, quello che volete. Ecco, quello che vi piace, potete mettere, non so, anche della gorgonzola per esempio, diventa un po' pesantuccio però. Grazie Violetta, sì è il mio lavoro. E pensare che ho fatto di tutto per non lavorare in cucina. I miei genitori avevano una trattoria, ci sono cresciuta. Io ho fatto l'istituto d'arte, volevo fare l'artista. Ho lavorato in ospedale, ho fatto il vigile urbano, sono stata la segretaria di un avvocato penalista. Ma il destino ha deciso per me, ha deciso che devo cucinare. E va bene. E quindi ci siamo dedicati alla cucina. Vado a prendere un bel piatto e procediamo all'impiattamento. Eccolo qua, un bel piattino,
possiamo procedere. Diciamo che questa è una mega porzione, ci mangiano due persone, però se mangiate solo questo va bene anche per una persona. Ecco qua. Bello bello sostanzioso, abbiamo fatto un bel piattino sostanzioso. Ecco qui, ci mettiamo una fogliolina, non ci vuole stare. E coloriamo un pochino il nostro piatto, basta poco. Ecco qua. Il nostro piatto è bello completo. Se vogliamo fare ancora qualcosina in più, ci vogliamo divertire, perché la cucina è anche questo, anche un pochino di colore, e coloriamo ancora un po' il nostro piatto. Che ne dite? Avete visto? È bastato poco. Ricordate che la curcuma ci fa molto bene. È un antitumorale e comunque non va ad alterare quelli che sono i nostri piatti, il nostro gusto. Eccoci. Oh oh! Eccoci qua, piccolo incidente. Ecco fatto. Il nostro piatto è pronto. La mia cena è pronta. Vi do un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Spero presto, spero presto, spero di organizzarmi bene con i tempi. Grazie di tutto e buona serata. Ciao!